La commemorazione del centenario della fine della Prima Guerra Grande Mondiale. partecipazione a Caorera per la 60ª festa della Madonna del Piave, cerimonia religioso-patriottica organizzata dal comune di Querovas e Proloco di Caorera, che quest'anno è stata dedicata ai caduti di tutte le forze armate nel centenario della Grande Guerra. Numerosa è stata infatti la presenza delle varie associazioni combattentistiche d'arma che hanno preso parte alla Santa Messa svoltasi quest'anno al Parco del Piave proprio per essere così più vicini al fiume sacro alla patria. La cerimonia è seguita con la consegna dell'onorificenza al gonfalone del comune di Querovas, la Croce Nera d'Austria. Questo importante riconoscimento che va ad aggiungersi alle medaglie d'argento al valor civile di cui è già decorato il nostro gonfalone, dedicato appunto anche qui a tutti i caduti proprio per i grandi sacrifici che la nostra comunità ha patito. Ma credo che vada a favore di tutta la nostra comunità, soprattutto per il grande sacrificio che tutta la nostra comunità ha dato in termini di vite umane, soprattutto anche di civili, non solo di militari, in occasione della Prima Guerra Mondiale. Al termine della Santa Messa, autorità civili, militari, religiose hanno poi proseguito in corteo verso Marziai, preceduti dalla statua della Madonna del Piave trainata dai cavalli, per raccogliersi in un momento di preghiera nell'area monumentale dove, oltre all'onore ai caduti, è seguito il lancio delle corone d'alloro sulla Piave. La sacra immagine della Madonna è così rimasta per tutta la giornata nella chiesa frazionale di Marziai, per poi fare ritorno, come vuole la tradizione, nella chiesa di Caorera, sua consueta collocazione. La giornata si è conclusa con il pranzo di tutti i presenti sotto il grande tendone della Proloco, che ha deliziato gli ospiti con i piatti della produzione locale.